Signor Ballard, please. The young dog. Possiamo far entrare i giovani divisi per raggruppamento e applaudiamo il signor Carlo Bala, grazie, grazie mille, thank you so much. E a lei, forza, i giovani soggetti del primo raggruppamento. Il pastore della adesso vediamo quando entrano, perché vedete, veramente mi hanno detto che ci sono un sacco di giovani, meglio così, un'esposizione con tanti cani è sempre più piacevole. Ecco qua, questi sono i migliori giovani del raggruppamento delle razze da pastore. Il giudice ne sceglierà uno e lo mettiamo da parte. Poi entreranno i giovani del secondo raggruppamento e stessa cosa, sceglierà un soggetto, lo mettiamo da parte e alla fine dei 10 raggruppamenti rivedremo 10 soggetti giovani. E tra i 10 soggetti giovani sapremo il vincitore. Movimento per il pastore della Brie. Applaudiamoli, signori, perché cioè anche questi Val sono i migliori giovani della loro razza. Cioè questo è il miglior giovane del pastore della Brie, come questo è il miglior giovane del pastore olandese. E via di seguito. Il pastore australiano. Il cattle dog. Il pastore bianco svizzero. Il cane e lupo cecoslovacco. Il border collie. Mi continuano a dire che sono 150 giovani. Cerchiamo di accelerare un pochino perché sennò non vi mandiamo più a casa. Border Collie, siamo felici che siano tanti, ma Border Collie, Collie scozzese, pastore scozzese. Il Pumi, il Welsh Gorghi, Pembroke in questo caso, e terminiamo con lo Schipperke. Sì, esattamente, deve sceglierne uno e lo teniamo da parte. Molto bene, ci siamo. Immediatamente dopo usciti
questi soggetti entreranno quelli del secondo raggruppamento. A un giro tutti assieme? Applausi, va bene, ma sono tutti giovani, perfetti, magnifico. Tiri fuori il primo. The first, the winner is... Ok, the winner, scusate, il vincitore e resta in un angolo, è il Pumi. Bravissima, gli altri possono lasciare il ring, grazie. Di là, alla mia sinistra, grazie. Facciamo entrare subito il secondo raggruppamento. Ecco, questi sono invece i migliori giovani del secondo raggruppamento. Cani da guardia, difesa e utilità, e bovari svizzeri. E anche qui, come prima, un soggetto e lo rivedremo poi alla fine. Allora, vediamo l'alano Arlecchino. Prima abbiamo visto l'alano Fulvo. Cane dell'Asia centrale. Il Leonberger. È passato il Dog de Bordeaux, è ora la volta del Bosseron. Adesso vedete tre Schnauzer, questo è il medio Pepe Sale. Nano bianco, nano Pepe Sale, così avete visto tre varietà di Schnauzer. Volta del bulldog inglese. Ripeto, il secondo raggruppamento, cani da difesa utilità, e terminiamo con il bovaro svizzero.
Ecco qua, anche qui il giudice tirerà fuori un soggetto, lo rivedremo alla fine dei 10 raggruppamenti. Dei 10 raggruppamenti per i giovani, capitemi bene. Claudia, per cortesia, dal giudice. Vado io. Tutti insieme un giro, avanti, applausi. Non serve. Ecco qua, e adesso sappiamo chi è il primo di questi. È il bulldog inglese che vince, grazie agli altri possono lasciare il ring, vince per ora. Lo mettiamo da parte insieme al Puni, grazie. E facciamo entrare i cani del terzo raggruppamento. Avanti. Ecco qua, tutti i terriers. American Staffordshire, Staffordshire, Bull, Miniature, Jack Russell. Ah, benissimo, non sono tantissimi. Perfetto. Stiamo cercando di capire perché 150 giovani. Ma se 2, 4, 6, 8, 9 soggetti. Allora, vediamo. Cosa ci dice il nostro delegato dell'ENCI. Va bene. La camminata è ora per l'American Staffordshire. Applausi, giustamente. Bene, se vi piacciono. Ripeto, questi sono tutti terriers. Lo Staffordshire. Bull Terrier Miniature. Continuiamo così, mi hanno detto di dire, per cui ogni raggruppamento entrerà nel ring. Yak Terrier. Anche qui il giudice a disposizione può fare un solo soggetto, lo metteremo nel pre-ring e alla fine vedremo i 10. Questo è il Jack Russell. Lo Scottish. C'è un solo giudice che applaude, tutti gli altri voi espositori niente. Grazie signor Novaresio, grazie mille. Abbiamo visto lo Scottish in una colorazione che raramente si vede ed è ora la volta e finiamo con lo Yorkshire. Un giro tutti assieme, i nostri applausi a lei.
Ed è lo Yorkshire che vince questa prima parte, si mette a grazia agli altri. Lo Yorkshire può andare nel pre-ring, signora? No, neanche chi vince? No, tutti di là. Cercate di rientrare dopo se vi perdiamo, eh? Allè, la volta dei bassotti, il quarto raggruppamento. Sei soggetti, come potete vedere dallo standard, il nano e il Kaninken. Kaninken chiaramente sono i più piccoli. Il numero 360. L'American Staffordshire, per cortesia, Juniores, può entrare un attimo in ring d'onore, ripeto, numero 360, grazie. Ed è ora la volta della sfilata della banda Bassotti, eccolo qua. Lo standard a pelo corto, lo standard a pelo lungo, ora. Ora la volta dei nani, vedete, a pelo corto, pelo raso, poi a pelo duro. Eccolo qua, sempre un solo applauso, grazie, chapeau, al signor Novaresio. E i due piccolini a lei. Poi entreranno i soggetti giovani del quinto raggruppamento. Applausi, vedete, applaudo anche il giudice, noi no? Ricordatevi che sono i migliori giovani della loro razza o della loro varietà in questo caso. Resta il Kaninken a pelo duro, l'ultimo che vedete, grazie mille. Quinto raggruppamento, forza, facciamoli entrare, per cortesia. Il quinto, entrate, entrate, avanti. Qui credo siano abbastanza, no, sì, ce ne sono. Eccoli qua, questo è il quinto raggruppamento, sempre i migliori giovani del quinto raggruppamento. Ripeto, siamo molto contenti di avere molti soggetti, ma effettivamente
è un po' lunga, non vi annoiate perché poi sarà divertente dopo, eh? Applausi per il Siberian Husky, poi ci sarà, sfilerà il ciocio. Eccolo qua. Ciao ciao, se no mi sgridano. È ora la volta dello Shiba Inu. Vedete, qui si passa dal Grande Nord all'Oriente in 2 minuti proprio. Questo è il Basenji. Ripeto, sono soggetti giovani, questi, per cui vedremo magari diventare campioni questi soggetti che oggi abbiamo visto. È ora la volta del volpino italiano e finiremo col piccolo spizzarancio. Avanti, un giro tutti assieme, i nostri applausi, ale, 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 ale. Correre? Bravi, bravissimi. E resta con noi lo Shiba Inu. Grazie, lo rivedremo dopo. Il 6° raggruppamento. Uscite alla mia sinistra, grazie. Rhodesian Ridgeback Dalmata, vediamo un po' quando sono dentro. Ah no, solo 4 soggetti, fantastico. Qui sarà facile per il giudice dirci subito qual è il primo. Ah no, arriva signor... Arriva una, anche il Weimaraner, vede, grazie. È arrivato ora, va bene. Sfilata per il Rhodesian Ridgeback. Il Dalmata. C'è un problema? Non deve entrare. È il settimo. È il settimo. Vabbè, può succedere. Nessun problema, lo rivedremo dopo. L'hanno visto 2 volte. E il Basset Town finisce questa sfilata. Non tutti sono esperti, magari è la prima volta che viene in un'esposizione canina, per cui non succede proprio nulla. Applausi, un giro tutti insieme. E resta con noi il Basset Town. Grazie. Settimo, facciamo entrare il settimo per cortesia. Eccolo qua, adesso è giusto. Perfetto. Weimaraner, Braco, vabbè, 3, fantastico, 3 soggetti. E lo spinone. Scusate, comunicazione di servizio.
Il signor Velo Pablo Eduardo è desiderato in segreteria per ritirare il proprio premio. Ripeto, comunicazione di servizio. Il signor Velo Pablo Eduardo è pregato di recarsi in segreteria. Va bene, allora abbiamo visto sfilare anche questi cani magnifici, bellissimi del settimo raggruppamento, ripeto, giovani, e entrerà fra poco l'ottavo, manca il nono e il decimo, e abbiamo finito la classe giovani. Avanti. Resta con noi il Weimaraner. Grazie mille. Ottavo. No, non resti qui però, signore Weimaraner. Esce insieme a chi ha vinto, si mette lì in un angolo e poi rientrerà dopo. Grazie mille. Sei soggetti per l'ottavo. Allora, iniziamo dal fondo con il Cocker Spaniel inglese. No, 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 ha guardato il Cocker, ma rincominciamo dall'inizio. Labrador Retriever. Golden, sempre Retriever chiaramente, eh? E sempre il signor Novarezio che applaude, e gli faremo avere un premio alla fine. Perdonatemi se mi sbaglio, ma non credo, è il Nova Scozia. Mi è andata bene, non mi dice niente la proprietaria, è questo. Sono 400 passarazze, una mi può sfuggire. Questo è nostro, proprio nostro italiano, il Lagotto Romagnolo. E ora la volta del Cocker americano. Oh, che ha una clac fantastica, bene, un po' di applausi. E il Cocker Spaniel inglese termina questa sfilata e passeremo al nono, la compagnia. Lì probabilmente avremo un numero notevole di cani. Un giro per cortesia, applausi. Labrador, Golden, Nova Scozia, Lagotto, Cocker americano, Cocker Spaniel. Vediamo un po' chi resta. Il Lagotto Romagnolo. Bene, no, uscite alla mia sinistra per cortesia. Passiamo al nono, sempre i giovani del nono raggruppamento, la compagnia Barbone Grande Mole Bianco. Avanti, avanti, su.
Cavalier Shih Tzu. Adesso quando saranno tutti piazzati vedo che ce n'è un notevole numero. Sì. Ecco qua, vedete? Questi sono di più, lo immaginavo. Vediamo un po'. Poi mancano solo i levrieri dei giovani, basta. Dopodiché passeremo ai veterani. Aspetta che chiamiamo però il giudice dei veterani che vada nel pre-ring. Ecco, allora, dopo spero ci siano tutti i levrieri già nel pre-ring. Ho perso un po', scusatemi, vabbè, Barbone, Grande Mole, Cavalier, Shih Tzu, Bull, Francese, Bichon, insomma, adesso sta sfilando, no, il Bolognese, ha sfilato adesso il Carlino, questo è il Bichon. Ma poi rivedremo i 10 migliori. E parleremo un po' più a lungo. Qui dobbiamo sveltire un po'. Non vogliamo mandarvi a casa ad ora tarda. Ci sono i levrieri nel pre-ring? Sì. Bruno, per cortesia, ci sono i levrieri già? Perfetto. Il Boston Terrier. Maltese. E poi vedrete i due Chihuahua a pelo corto e a pelo lungo. E qui la compagnia è finita. Perfetto, un giro tutti assieme. Barbone, grazie a lei. Diamo applausi. Bravi, 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 benissimo. Le lingue, cari miei, resta il Lasa Apso, scusate, Lasa Apso rimane per dopo, grazie. Avanti, uscite da sinistra e entrate i levrieri, tutti i levrieri per cortesia, 4, bene, perfetto, Ale,
Bravissimi. C'è l'asa dentro, no signora, l'asa deve uscire. Grazie. Tornerà dopo con gli altri, grazie mille. Ecco qua. Irish Wolfhound. I veterani nel pre-ring, ma credo ce ne sia uno solo. Aspetti un attimo. Just a minute, please. Only one. Yeah. You stay, please. Questo è facile, pare che ci sia un solo veterano. Intanto vediamo sfilare il giovane Barzoi. Il levriero afghano. E il whip termina, benissimo, vediamo chi è il vincitore dei levrieri, dopodiché entreranno i 10 migliori giovani e finalmente sapremo chi è il miglior giovane di questa prima esposizione internazionale Città di Belluno. Ricordo che domani c'è l'internazionale di Padova. Un giro e i nostri applausi. Bravi, su correte, sono cani che amano correre, avanti, 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 avanti. È l'Irish Wolfhound che vince, grazie. Bene, torna Irish per cortesia si ferma e si mette là in fondo, grazie. Il vincitore del nono. No, non tutti assieme. Vincitore del nono, Lasa. Vincitore dell'ottavo. Chi era l'ottavo? Il Lagotto. Il settimo? Weimar Runner. Sesto? Basset Town. Quinto? Shiba Inu. Cos'è? Bravo, Shiba, Kaninken, Yorkshire, Bulldog inglese, Pumi. Perfetto, questi sono i migliori giovani. Sarà lo stesso giudice a presentare i premi. Vedete che belle coppe vincono questi soggetti, i migliori giovani. Un giro, applausi, tiriamo fuori i primi tre. Avanti, bravi, 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 bravi. Terzo posto, l'Irish Wolfhound sul podio. Al secondo posto il Basset Town, miglior giovane di oggi è lo Shiba Inu.
Complimenti, bravissimi, grazie. Passiamo ai veterani, dopo le fotografie di rito. Bene, ai fotografi, grazie mille. Irish Fall fa un terzo, Basset Hound secondo, vince lo Shiba. Ottimo, ottimo cane, ottimo giovane, lo rivedremo magari da campione. Avanti, invito la signora Star, please Madam Star, per i veterani. Basta, grazie, basta, grazie.